Mister Iodi, c'è un inizio sicuramente da 10 in pagella, per il capistrello quello in campionato. Sì, anche se inizialmente siamo partiti male, comunque in preparazione eravamo pochi, abbiamo avuto qualche problema, poi piano piano siamo usciti a formare la rosa e poi tranne le prime due partite che veramente stavamo messi male per infortuni, qualcuno ha iniziato con qualche squalifica, poi piano piano abbiamo già fatto bene, siamo allenati bene, comunque anche dall'inizio, pure essendo pochi, abbiamo fatto sempre cose fatte bene. Poi è chiaro, secondo me la partita di ieri ci ha dato quel coraggio in più, quell'autostima che possiamo fare bene, quindi da là secondo me stiamo facendo bene. È un campionato che è cresciuto rispetto agli altri anni, visto che tu ormai sei un veterano della categoria. Sì, si è livellato parecchio, perché questo è un campionato, più passano gli anni, più ogni domenica è sempre difficile fare il risultato, perché puoi perdere e vincere col clima. Quindi il campionato quest'anno ancora dimostra, il campionato d'eccellenza, che ogni anno in più è sempre più difficile. C'è sicuramente il Chieti tra le pretendenti al titolo, che ha ripreso il suo cammino, c'è però l'incognita San Buceto, c'è il Paterno che tu hai allenato, ci sono tante squadre, è un campionato secondo te che sarà aperto fino alla fine? Sicuramente, anche se reputo il Chieti la squadra più forte, poi ci metto la Torrese, secondo me ha un organico importante, poi c'è il San Buceto, il Paterno, lo Scultore, ci siamo noi, perché giustamente stiamo facendo bene in questo momento, anche se noi rimaniamo sempre con i piedi per terra, perché, ma questo lo dico non per piangere, ma noi l'obiettivo nostro è siamo partiti per salvarci, per fare una grande vita. Poi è chiaro che siamo contenti di quello che sta arrivando, e dobbiamo essere bravi a gestire bene questo periodo e continuare con la testa che stiamo facendo in questo momento. Però è chiaro che secondo me il Chieti è la favorita. Parliamo invece dei giovani, avete anche un settore giovanile che sta andando molto bene, quelli che comunque inserisci in prima squadra si sono amalgamati bene e stanno dando dei buoni risultati. Sì, questo è una perla per la società del Capistrello, perché sotto questo punto di vista sta facendo bene. Questo sicuramente il merito va a chi sta dietro, io l'ho detto pure l'anno scorso, che hanno lavorato bene e stanno lavorando bene, quindi sicuramente chi sta dietro. Posso fare i nomi, dal Lancia, Attilio Tuzzi, stanno facendo delle cose veramente a livello giovanile fatte bene, quindi questo poi giova la prima squadra, perché noi abbiamo 13-14 fuori quota tra 2000, 2001, 2002 e 2003 che stanno crescendo bene. Di solito siamo noi giornalisti a dare i voti, io invece voglio che il mister, in questo caso scherzosamente, si dia un voto per questo inizio di campionato. Ma guarda, io dico sempre che lo lascio agli altri dare il voto, perché è giusto che sia così. Io quello che posso dire è che ci metto tanta passione e mi piace, è una cosa che mi piace, e cerco di curare tutti i dettagli. Poi è chiaro che in tutte le partite cerco di dare il meglio, poi ci stanno delle partite che ti escono bene, partite meno bene, però credo che insieme a tutta la squadra in questo momento, in questo periodo, ci diamo un bel voto.